E noi ci spostiamo in Calabria, a Riace. Il Viminale ha deciso il trasferimento dei migranti ospitati nei centri del comune, ma precisa oggi che i trasferimenti saranno soltanto su base volontaria. In diretta c'è il nostro inviato Leonardo Zellino. Leonardo. Sì, è il meccanismo che scatta quando un progetto SPRAR deve chiudere o perché finisce o perché viene revocato dal Viminale, a sottolinearlo, come dicevate, Ministero dell'Interno, che precisa: a Riace nessun trasferimento obbligatorio ma solo su base volontaria. Contro la circolare che ha disposto questo trasferimento ha già annunciato ricorso il sindaco di Riace, Domenico Lucano, che nel pomeriggio nella sua abitazione, dove ha i domiciliari, ha incontrato i giornalisti per difendere il sistema di accoglienza di Riace e per dire che allontanare gli stranieri da questo paese è disumano. E intanto i suoi concittadini si interrogano sui possibili effetti dello spopolamento del paese. Vediamo poi linea Roma. E si ritorna come eravamo una volta. Non trovi gente neanche per farti una partita a carte. A Riace adesso il timore è che si ritorni al passato, quando non c'erano i migranti e questo era un paese morto. Un assaggio della Riace che fu proprio nel rione abitato dai quasi 200 stranieri del progetto SPRAR. I laboratori multietnici sono chiusi da giorni, da quando il sindaco dell'accoglienza, Domenico Lucano, è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Adesso la circolare del Ministero, che ha disposto il trasferimento dei migranti entro 60 giorni, in pochi hanno voglia di parlare. Io non so dove andare via, io nasci da tutti i bimbi qua. Sono nati qui tutti i bambini? Sì. C'è chi non ha alternative e chi invece è pronto a lasciare Riace, anche perché i buoni spesa contestati dal Viminale sono carta straccia, non vengono più accettati dai negozianti. No, come facciamo? Ci spiace tantissimo. I pocket money irregolari, le presunte carenze autorizzative e il sistema dell'accoglienza diffusa che rischia di scomparire, il modello Riace che il sindaco difende con le unghie anche dai domiciliari. Riace non è un progetto SPRAR normale.